negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ST Microelectronics, più 1,91%. I più forti ribassi si verificano su Unicredit, che continua la seduta con meno 2,01%. Sul mercato delle materie prime, nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia 1848,9 dollari l'oncia. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Cina, pubblicati prezzi al consumo, pari a 0,2%. È previsto mercoledì sia dall'Unione Europea che dall'Italia l'annuncio della produzione industriale. Domani è in programma il dato sulle vendite al dettaglio sempre dell'Italia? Si attende un avvio in rosso per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.045,75 punti.